Ecco qua, questa è una radio mobile da salotto, quindi le dimensioni sono abbastanza importanti. Col passare del tempo la tecnologia è andata avanti e le dimensioni sono state più ridotte per adattarle anche in altri luoghi, tipo la radio dal comodino. Questo è stato il mio inizio, l'avevo in casa, in famiglia mia. Quello che mi ha stimolato in questa radio erano le valvole che si illuminavano. Dicevo, come mai sento la musica? Come mai senti il parlato? Mio padre mi ha coadiuvato tanto e mi ha aiutato perché mi aveva indirizzato un negozio di riparazioni radio dove io ho potuto per la prima volta rendermi conto come era fatto un apparecchio e metterci un po' le mani. E da allora mi sono interessato sempre di più. I primi pezzi me l'ha portato mio fratello, che lui viveva in Spagna, dopodiché rottamai, mercatini. Oggi siamo arrivati a circa 500 apparecchi radio, di tutte le nazionalità, logicamente. Questo è un vecchio apparecchio radio, le componenti che veniva assemblato queste radio erano abbondanti, erano grossi. Per passare poi agli anni 65-70 a componenti più piccoli, i famosi transistor. Nel corso degli anni mi sono accorto che avevo una storia della radio e mi piaceva condividerla con la comunità. Ho deciso di donare i miei apparecchi al comune di Tavarnelle per allestire un museo. Per noi l'idea di Daniele è stata una sorpresa, qui è seguito subito un grande entusiasmo. Ci dà la possibilità di ricomporre in uno spazio pubblico la storia di quella è la comunicazione delle voci del Novecento che entrava nelle case delle persone. E allora nella piazza centrale del paese abbiamo deciso di costruire questo museo della radio che ben si inserisce in quel polo culturale che con biblioteca e cinema stiamo costruendo appunto per il nostro paese. Quando si è saputo questa cosa, c'è stato persone che mi hanno donato degli apparecchi, erano appartenuti alle sue famiglie e sono ben contenti di avermeli dato per farle sopravvivere. Il mio pensiero è che il mio archivio di radio sia fruibile a tutti in maniera gratuita e sarebbe sufficiente che su 500 ragazzi che vengano a vedere il museo uno sia interessato.